Allora, Lucia, benvenuta, Carlo. Ben trovato. Benvenuto, insomma, com'era Antonio? La storia, Era, va bene, e penso che piano piano poi, facendo un po' di scuola, insomma, possa essere, cioè, possa, ecco, seguire la moglie, insomma. Beh, ma Piera è, sì. Insomma, Piera sta molto avanti, è una frizzantina, è difficile tenere il passo esatto. di Piera. Beh, lei è più sciolta. Sì. Voi vi siete conosciuti ballando, posso dire così? Ballando. Com'è andata? Allora, in pratica io sono andata a un centro che lì mi dovevo incontrare con una mia amica e sapevo che c'era lei, per cui ci eravamo dati l'appuntamento. A sua volta un suo amico ha invitato Carlo là e lì ci siamo conosciuti attraverso presentazioni e insomma così. Perché voi vi siete subito piaciuti, subito è scattato subito qualcosa? Sì. A lei sì. A lei sì. A lei sì. Faccio un po' di fatica a crederci, lo sai, non so perché. No, brava. A lei sì e invece brava. A Carlo no. No, a lei è stata. A lei è stata. La partenza, diciamo. Cioè lui era, Carlo era restio? No, la restia ero io. Chissà perché, guarda, questa cosa non mi sembrava così credibile. Cioè, tu posso darti del tu? Come no? Tu l'hai vista e ti sei innamorato subito? No. Sì, per parlarci dovevo fare una carta bollata perché tutti stavano intorno perché è una bella donna. È capitato che quel giorno io ho detto, ma se farmi la devo con te, che devo fare una carta bollata? Allora dopo due o tre balli l'hanno lasciata un po' appena, l'ho presa. E vi ricordate il vostro primo ballo? Qual è stato? Cioè cosa avete ballato? Beh, lento, balli sì, lenti. Sì. Perché noi facciamo liscio, non è che facciamo. Dopo. No, probabilmente era un valzer, era qualcosa del genere. Valzer, sì. No, beh, io effettivamente non lo so se era un valzer. Sì, mi pare qualcosa del genere. Sì. Ballo e quindi so. Ballando però sì. vi siete ballando, innamorati. Ballando. Sì, sì, sì. Ballando. E vi siete fidanzati. Ci siamo fidanzati, sì. Ma com'è ballare insieme? Bellissimo. Cioè, com'è? Carlo, bellissimo. Io non sono una ballerina, mi manca questa cosa, bellissimo. Che mi perdo? Si perde, prima cosa star bene, porta ginnastica, porta, insomma sta bene in salute. Benessere psicologico. Poi a me piace proprio il ballo, a me piace, non è che io qualsiasi ballo, seppure non so buono a ballarlo, però mi ci metto, faccio. Oppure questi balli un po' moderni, no? Anche questi, però sono un po' restio perché non tutti i gruppi, tutte. Tu ringiovanisci di tanti anni. Ma quando balli a due. Bravo. Sì, esatto. Capito, bravo, Senti, almeno se sente qualcosa. Senti guarda. L'altra persona. Comunque si instaura. Con la musica si ringiovanisce lui perché è un'altra persona. Io è molto più. Si trasforma, è vero. Ballando. Un po' John Travolta. Parte e diventa un altro. No, veramente. No, perché io la sento, la musica la sento. Io quando ballo poi ci metto, se ho 50 depressioni vado a 100. Ci mette l'anima lui, va bene, lui ha sempre ballato, io no, io ovviamente ho incominciato a ballare un po', ho fatto qualcosa prima, ma insomma con Carlo, per cui voglio dire, non è che sono al suo livello, però, non so, per esempio, ecco due balli in particolare, la samba e la rumba, ho imparato con lui, e per cui mi piace e mi sento anche sciolta, disinvolta. Riesco, mi piace proprio, la faccio con. E riesce bene. Poi altri balli. Ci vuole una gran complicità. Per esatto, a lì c'è complicità. Su quei due c'è abbastanza complicità. Poi per su cui questi 100 anziani c'è tanta gente, i balli, ognuno balla al modo suo, però è divertente, si sta bene insieme. Guarda. La musica è tutta un'altra vita. Guarda. Si. Porta rilascio. Alleggerisce un po' dal peso comunque di giornate. Tutti i pensieri un po', che, sa, uno. E poi anche la solitudine, no?
Esatto. Io sono 2 anni che ho perso la moglie. Ho perso la compagna. E non è facile. Però questo, vivere insieme alle altre persone vuol dire anche condividere magari, no, le proprie, cioè ci si incontra, ci si trova non da soli anche con i propri dolori, con la perdita, sì, ma difficile da se va a fare le gite, si va, sta insieme, si mangia insieme, si... La vita... La vita continua comunque, perché insomma se no veramente è triste. E questo diventa un momento... Esatto, ma esatto. Visto che Carlo balla da sempre, Lucia da poco, sì, quanto esigente, quanto pretende? Lui molto, molto, mi riprende spesso e volentieri. Beh sì, ma no, non è che le riprendo perché è morso. Lui è esigente. È quasi, sì, quasi sono 1 anno e mezzo che stiamo insieme. E si deve imparare. Bene. Si deve imparare. Però, perché non sì, sulle cose è un po' svogliata, su tante cose. No, di, non sono svogliata. Ballo, sì, è perché lo ripeto, lo ripeto, lo ripeto. E lei mi risbaglia sempre. Su ma non ti arrabbierai mica? No. Sì, sì, no, sì, no, sì. No, no, ecco, vedi, vedi su. Perché no, lei è un tipo che se la prende subito. Ma non è vero. Lei è un tipo che se la prende. Io non è. Non è, io sono un pezzo di là. No, no, mi dispiace perché magari non so. Mi blocca di più, no? E invece poi posso correggermi da sola. Blocca, però ma io glielo dico perché si deve imparare. Perché si deve imparare. Ma ci sono delle persone più portate, delle persone meno portate? Sì, più portate. Con tempi, lei com'è come ballerina? È brava. Però brava. Non si impegna, non si applica la ragazza. No, no, quante volte questa cosa? Intelligente non si applica. È portata... intelligente non si applica. No, 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 mi così applico, no, mi applico. Non volevamo mettere. No, non vuole, eccetera. No. Sì, non vuole. Sì. Prima non so se hai sentito Piera diceva, no? Prima di sposarsi bisognerebbe fare proprio una prova di ballo col proprio marito, sei d'accordo? Sì, esatto. Perché? Ma io gliel'ho detto pure a Carlo, gliel'ho proposto anche a Carlo. Dice no, ma io. A che serve? Perché questa prova di ballo è un... Sì. Cioè in realtà dice esatto, cosa, quanto si affini, quanto esatto, si complici, quanto esatto, si sappia anche sì, rispettare il fatto esatto, che uno certo, in un momento guidi o certo, guida sempre la stessa persona. Ci sono dei balli in cui guida... Beh, no, sì, è quello... liscio se è l'uomo. Se è di coppia è l'uomo che guida, è l'uomo. È l'uomo. E invece quegli altri, per esempio, ecco, tipo come abbiamo citato prima, la samba e la rumba, voglio dire, si può gestire anche ambedue, insomma, no? Si è più sciolti, sì, è diverso. Come essere guidati? Beh, è bello, a me... piace tanto, cioè penso che è bello comunque, sì, abbastanza. Poi no, specialmente se il ballo riesce bene, insomma, sia una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione, certo, sicuramente. Certo. E noi, grazie per averci raccontato di questo incontro e di quanto il ballo poi sia importante sì, per tutte però, queste cose. Sì.